Gentili ascoltatori, buonasera da Roberto Bortoluzzi in studio. Questa sera collegamento con lo stadio Romeo Menti in Vicenza e più precisamente con Casa Vicenza per la trasmissione Lane nel Cuore. Con i nostri inviati Luisa Nicoli e Cesare Viero, a voi la linea. Ben ritrovati, buona serata, grazie di aver scelto ancora una volta Stella FM, radio ufficiale del Vicenza Calcio. Buona serata da parte di Cesare Viero, siamo all'ultima puntata di questa giornata di mercoledì 26 maggio 2021 per quanto riguarda l'Ane nel Cuore, dove abbiamo avuto un sacco di grandi ospiti, tantissimi calciatori. Non li abbiamo fatti tutti, però ce ne mancava qualcuno, vero? Ho visto un po' la lista, insomma ce n'erano ancora degli altri, ma insomma è stata un'annata incredibile, soprattutto Covid e compagnia bella, che insomma un po' di puntate le abbiamo perse, diciamo la verità. Allora, a mio fianco Luisa Nicoli, anche questa sera chiudiamo in bellezza l'Ane nel Cuore con un grande ospite. Eh sì, assolutamente, è l'ultimo appuntamento di questa stagione, ovviamente, perché per qualche mese ci fermiamo anche noi, anche se ovviamente su Radio Stella FM, radio ufficiale del Vicenza, Lane Rossi Vicenza, troverete ovviamente tutte le notizie, vi aggiorneremo su quello che succederà. È l'ultimo appuntamento della stagione di Lane nel Cuore, come ha detto Cesare, non l'abbiamo fatti tutti, ma è già stato un miracolo riuscire a fare l'appuntamento quasi sempre, perché tra Covid e tutto quello che è successo, e dobbiamo ringraziare di questo la società biancorossa e Sara Vivian per il supporto che ci ha dato in tutta la stagione. Stasera chiudiamo col botto, chiudiamo col direttore generale Paolo Guedin. Ciao Paolo. Ciao a tutti. Puntatona buonasera. Finale col DG. Okay. Come? Puntatona finale col DG. Bah, insomma, ci siamo anche noi, non l'abbiamo mai fatto durante la stagione. Quindi mi fa piacere, vi ringrazio, ma non solo per stasera, ma anche per il servizio, insomma, il supporto e la collaborazione data nel farci conoscere anche magari sotto vesti diverse rispetto a quelle del pre e del post partita, che sono sempre un po' particolari e tese. Ma devo dire che il mercoledì è stato divertente, perché poi io indago anche sulle cose, sulla vita familiare, sugli hobby, sulle passioni. Lo so, ragazzi me lo hanno detto. Allora Paolo, iniziamo, parliamo un po' meno di quello che è stato, perché insomma l'abbiamo analizzata varie volte questa stagione che si è appena conclusa, però io volevo chiederti innanzitutto un voto. L'ho chiesto anche venerdì quando abbiamo fatto la diretta qui, dal momento dei saluti e del rompete le righe al presidente e al direttore sportivo. Adesso lo chiedo anche a te: se tu dovessi dare un voto a questa stagione, alla salvezza del Vicenza, che voto daresti? Ma i voti li danno i giornalisti e li danno anche i tifosi. Noi siamo soddisfatti, è un voto ampiamente sufficiente, perché abbiamo vissuto, e ovviamente più di voi, più dei tifosi, quello che è successo dietro le quinte. È chiaro che il tifoso e l'addetto ai lavori, come dire, si focalizza sulla partita, si focalizza sui risultati, sulle prestazioni, alla fine si focalizza sui punti e sulle vittorie, però c'è sempre un dietro le quinte, no? Di qualsiasi settore industriale, a maggior ragione di chi fa sport come noi. E dietro le quinte quest'anno sono successe molte cose che magari sono passate come piccole complicazioni, ma che invece sono state molto complesse da gestire. Il Covid non vuol dire solo fare un tampone ogni 4 giorni, vuol dire aver convissuto con un protocollo FIGC rigidissimo. Tu hai detto che ne avete fatti in conferenza stampa 4.000, avete speso 300.000 euro, poco meno di 4.000, oltre 300.000 euro di spesa, di oltre tamponi. 1.000 prelievi di sangue sierologici, sempre, e oltre 400 tamponi rapidi quando non era obbligatorio il molecolare. Quindi, ma non è solo la procedura del tampone, sono anche le prescrizioni in tema di dispositivi sicurezza, la bolla, in tema di bolla, in tema di moltiplicazione degli spazi negli spogliatoi, utilizzo delle mascherine negli spazi comuni da parte dello staff sanitario e del tecnico, il doppio pullman per la trasferta, le notizie delle squadre avversarie che erano alle prese con l'organizzazione fuori casa in caso di positività di un nostro calciatore mentre eravamo in viaggio, di un test nella città ospitante.
Ecco, sono tutte cose che non si, magari non si respirano, certo, perché ci si concentra sulla partita, ma che hanno reso questa stagione veramente molto, molto difficile. E in questo la società, e ringrazio, l'ho fatto, continuo a farlo, l'ULS locale, il dottor Stopazzolo, il suo staff, il poliambulatorio Hub, il nostro staff sanitario, perché è stato un lavoro extra, continuo, quotidiano, certo, ed è stato affrontato con grandissima professionalità e disponibilità. Apro subito una parentesi, volevo chiedertelo comunque, è stato presentato il progetto dello slargo Paolo Rossi, che sarà qui fuori dallo stadio, poco distanti da dove siamo noi a Casa Vicenza in questo momento, un progetto che vi vede coinvolti insieme al comune e alla famiglia di Paolo, alla moglie Federica Cappelletti e al figlio Alessandro. Sì, l'abbiamo presentato, l'abbiamo anche, come dire, discusso molto, nel senso che c'erano varie idee, le idee spesso devono poi trovare una caduta a terra concreta, ci sembrava quella più veloce e anche che duratura, nel senso che il largo Paolo Rossi resterà per sempre un'area che esisterà, certo, caratterizzata dall'ingresso, diciamo, dello stadio, questo o qualsiasi altro tipo di riqualificazione, e con dei simbolismi che abbiamo presentato, insomma, una statua, la gigantografia, certo, il numero, la sede civico, il cambio, esatto, della sede legale della Largo società. Paolo Rossi numero 9. Certo, questo sarà l'indirizzo della sede legale della Nerossi Vicenza, e quindi pensiamo che sia una cosa corretta, e non sarà l'unica, lo abbiamo detto, stiamo pensando a un paio di, diciamo, di eventi di carattere sportivo. Che quando saranno maturi presenteremo. Che saranno, immagino. Saranno nel futuro. Nel futuro, non domani intendo. No, non domani, uno probabilmente in quest'anno e uno in futuro, quindi continuerà il ricordo, ma a parte che il ricordo è interiore, è continuo e quotidiano, e quindi, ma lo sarà anche con altri eventi o con altre rappresentazioni, insomma, in memoria del nostro numero 9. Ti chiedo solo un'altra cosa su questo, perché in molti mi hanno chiesto: ma che tempistiche ci saranno? C'è già un'idea su quando si potrà vedere questo slargo Paolo Rossi? Come procederà? Beh, no, il lavoro è già ampiamente cominciato. L'iter urbanistico si è già concluso, e quindi c'è già una delibera che determina che questo sarà il nuovo nome di questa zona, di quest'area, e anche i civici cadranno, come il sindaco ha presentato in quella, certo, conferenza. Dal punto di vista progettuale è già iniziato, perché l'architetto Riccardo Cestari, che è un ragazzo della nostra curva, direi, più che vicentino biancorosso, è emigrato a Londra per motivi professionali e poi anche familiari, che insomma è un ragazzo che è molto collegato a noi, ha già iniziato il progetto. Abbiamo visto due bozze, due rendering, ma adesso c'è la progettazione che sta andando avanti. Certo. Da un punto di vista dei lavori, molto dipenderà dall'iter burocratico amministrativo. Noi andremo in commissione provinciale di vigilanza domani, tra tante altre cose, certo, che verranno viste, step, ci sarà che... anche la presentazione di questo progetto. E quindi ci sono degli step amministrativi che vanno, certo, seguiti, ma vanno assolutamente avanti. Non so dirti fra quanti mesi, ma sicuramente cercheremo di che siano il meno possibile. Certo. Senti Paolo, tornando al Vicenza, si è parlato nella conferenza stampa di venerdì scorso, si è fatto un po' il punto della situazione e si è ovviamente parlato anche di quello che verrà. La frase che si è sentita spesso, e non solo tra voi ma anche tra gli addetti ai lavori, è: adesso si alza un po' di più l'asticella, dopo la salvezza, dopo il 12° posto, dopo i 48 punti anche di Calò, ha detto ripartiamo da qui, si alza un po' l'asticella. I tifosi mi hanno scritto in questi giorni: concretamente alziamo l'asticella vuol dire che obiettivo? Ma vuol dire fare un passo in avanti ogni volta, ogni anno, ogni stagione sportiva. Non è una grandissima novità. Playoff tipo? Sì, ma voi capisco il ruolo del giornalista e del tifoso che, come dire, deve sempre identificare
un obiettivo preciso. E a parte che nel calcio gli obiettivi precisi sono creati per essere disattesi, nel senso che chi sa far calcio sì. non parla mai di obiettivi precisi, perché sa benissimo che poi, per fortuna, qualche volta per sfortuna, la palla è rotonda, le dinamiche del calcio non sono paragonabili non solo ma a nessun altro sport, assolutamente, non solo a nessun altro settore, ma a nessun altro sport. Nella pallacanestro sei più forte, sei avanti di 20 punti, nella pallavolo sei avanti di 2 set, nel tennis sei avanti di 2 set, nel calcio puoi essere sotto perché hai preso un contropiede e un tiro da 40 metri. Quindi noi abbiamo detto, più che noi, la proprietà, quando ha intrapreso questa avventura, e apro e chiuso parentesi, cosa per la quale il tifoso biancorosso dovrà ringraziare sempre, perché siamo partiti da un'aula di tribunale e da un'asta nel 2018 di un fallimento. Questo è bene che lo ricordo a me stesso, ma vorrei che fuori si continuasse a ricordare, perché altrimenti anche questo è un elemento che passa troppo velocemente. La proprietà e quindi la società ha sempre detto che è un progetto ambizioso, fatto a step, fatto in maniera pianificata e programmata, che prevede un passettino in avanti ogni anno di più. E così deve essere nel calcio oggi, perché altrimenti ampia storia recente ci dimostra che i passi, il doppio balzo con salto carpiato rischia poi di trovare macerie, perché questo è un settore in grave perdita economica, e anche questa è una cosa che continuo a dire. Quindi peraltro abbiamo visto che il Monza, che voglio dire, che spendere non significa vincere, perché non c'è questa equazione, il Monza l'ha dimostrato, ma prendo il Monza perché spendere ci viene facile. Vincere. C'è una squadra che ha appena vinto un campionato in Serie A che sta annunciando una riduzione, riduzione degli notevole investimenti del budget, del Montegarchi, perché del non è budget. In grado probabilmente di sostenere quello che è. Quindi voglio dire, il fatto che una società vada avanti e programmi dei miglioramenti del proprio progetto sportivo anno per anno è un fatto importante. Certamente, per rispondere alla tua domanda, se oggi c'è un 12° posto, qualcosina in più significa un'area, una zona che sta nella parte sinistra della classifica, che è particolarmente attrattiva. Allora, noi adesso, Cesare, ci dobbiamo fermare, abbiamo una pausa musicale, non abbiamo neanche chiesto a Paolo di scegliere la canzone, ma ci perdonerà per questa volta, e facciamo la pausa e poi torniamo a parlare ancora Esatto, allora facciamo una pausa musicale, ma lo facciamo con una canzone che ha a che fare un altro grande campione che è passato per di qua per un sacco di tempo. Sto parlando di Roberto Baggio, a lui è dedicato il nuovo disco di Diodato, è un film che chissà mai, prima o dopo potrete vedere. Tra poco ritorniamo con L'anno del cuore, state con noi di Stella FM. Più di 20 anni in un pallone. Ritorniamo assieme nella seconda parte di L'anno del cuore per questa giornata di mercoledì, la nostra ultima puntata di questa stagione, di quest'anno calcistico. Abbiamo ascoltato anche Diodato e ritorniamo assieme con Paolo Bedin, direttore generale dell'Andaluzzi Vicenza. La seconda parte, delle volte un po' più morbida, poi decidi tu quello che vuoi fare, Luisa. No, ma la parte finale poi la dedichiamo, come ho detto prima, all'anniversario della Coppa Italia, quindi sarà morbida perché sarà una fase di ricordo di quello che è successo, che abbiamo ancora nel cuore. Allora, stavamo parlando di obiettivi della prossima stagione, ovviamente la società è già al lavoro, direttore sportivo, l'ha detto anche il tecnico, questi sono giorni di confronti, eccetera, perché ci sono 7 contratti in scadenza e 5 prestiti. 7 contratti più uno sarebbe perché ci sarebbe anche l'Orizzonte che ha l'opzione per il rinnovo, ma il direttore sportivo ci ha detto che praticamente è una cosa, insomma, che Zonta resterà a Vicenza, così come ci ha detto che anche Dalmonte resterà a Vicenza. Con Beruato e Dariva, e così apriamo anche la parentesi per dire che facciamo un in bocca al lupo a Beruato, che è stato convocato all'Under 21 in nazionale. Assolutamente sì. E si sta cercando di trattare con l'Atalanta e la Juve per vedere se possono restare ancora a Vicenza. Sì, sì, confermo, sono due ragazzi che hanno fatto molto bene, sono due ragazzi di due grandi squadre che sono venuti qui per maturare, per fare una ulteriore crescita professionale, lo hanno fatto, sono andati addirittura in nazionale, Pietro c'è anche rimasto per le fasi finali dell'Europeo, gli facciamo un grande bocca al lupo, gliel'ho fatti stamattina. E quindi se siamo assolutamente impegnati a fare di tutto per riportarli anche il prossimo anno qui.
detto che Dal Monte, come abbiamo detto, resterà a Vicenza. Di loro due abbiamo parlato, gli altri due prestiti sono Gori, che rientra alla Fiorentina, e quindi lo salutiamo idealmente, e anche Valentini, che era un prestito secco, che rientra a Padova, che salutiamo e ringraziamo anche lui, perché ha dimostrato, perché ci ha portato quello che ci aspettavamo: grandissima professionalità, affidabilità. Ha fatto anche due gol che non fa male. E anche è vero, e anche capacità di, insomma, di essere pericoloso in area avversaria con due gol assolutamente importanti. Un ragazzo d'oro, un ragazzo anche con valori, insomma, molto importanti. Quindi, insomma, saluto e ringrazio con particolare affetto. Dei sette giocatori che hanno il contratto in scadenza, ovviamente non ti chiedo chi resta e chi va, perché stiamo facendo le valutazioni che fanno tutti, non è che le facciamo solo noi, che fanno tutti. L'obiettivo è migliorarsi, e quindi talvolta anche magari con delle valutazioni che magari sono anche un po' difficili. Anche dal punto di vista umano magari sono difficili da fare, perché c'è un legame che nasce, che si cementa poi durante la stagione o durante le stagioni, faremo le valutazioni. Poi ovviamente tutto è anche in linea con quello, con le alternative che il direttore sportivo riterrà e riterremo assieme il mercato presenti, perché certo. C'è una valutazione di quello che eventualmente si lascia e di quello che eventualmente si riesce ad andare a prendere. Non sempre le cose coincidono. Ti chiedo di due giocatori in particolare, perché ce lo chiedono i tifosi spesso: Giacomelli e Lanzafame. Si può dire qualcosa? Quello che si può dire oggi è che sono due giocatori che hanno dato molto. Stefano per la stagione che ha fatto, per il ruolo che ha saputo recitare, non solo in campo ma anche con la fascia di capitano, per un mese e mezzo direi straordinario di forma, di incisività, in cui è stato decisivo, determinante, anche con alcuni gol. Lanzafame un po' meno, perché è arrivato a gennaio. Però ci terrei a dire che è arrivato tra tanto scetticismo, no? Anche, insomma, un po' dell'opinione pubblica, dei media, di alcuni tifosi, e quindi ritengo di dover dare un merito a chi ha deciso di puntare su di lui, di farlo arrivare, perché penso che Davide abbia dimostrato le qualità che ha. Assolutamente. E la capacità di incidere sulle partite che ha avuto, insomma. Se resteranno o meno non si può ancora sapere. Difficile. Se resterà o meno è una decisione che prenderemo nei prossimi giorni, al netto di quello che ho detto, cioè certo. Sono due giocatori che hanno dato molto al Vicenza quest'anno. Giusto per ricordare, non perché gli altri che hanno il contratto in scadenza ci sono Perina, Agazzi, Beruato, Bruscagin e Nalini, sono gli altri. Sì, ma sta intervistando il direttore generale. Sì, ma infatti. Quindi era solo per ricordare, che poi sembrava brutto che a parte che il direttore generale sa tutto, peraltro, ma come tutti i direttori generali, sembrava brutto che io ti chiedessi. Sa tutto, ma rispetto per le aree. Assolutamente. E chi ne assume la responsabilità, e quindi, insomma, abbiamo un direttore sportivo che sa il fatto suo, che ha le idee chiare, che sta lavorando, come dici tu, da qualche settimana, e poi ci confronterà con me, con la proprietà. No, io li ho citati, Paolo, perché sembrava brutto che ti chiedessi solo di due. L'altro sono tutti ragazzi che hanno dato un contributo, appunto, veramente importante, ma non solo anche in campo ma anche in spogliatoio. Fuori. Qui c'è un gruppo importante anche in spogliatoio, perché come ha detto il mister tutta la stagione, e confermo io, si è sempre respirata un'atmosfera positiva, costruttiva, di gruppo, e i risultati si raggiungono con il gruppo. Sì, poi se hai le individualità tecniche superiori meglio, ma non può mancare il gruppo, non può mancare la capacità di mettersi a servizio del compagno, e questa squadra l'ha avuta, quindi un ringraziamento a tutti questi, indipendentemente dalle scelte certo. che si faranno. Quanto cambierà secondo te il Vicenza di quest'anno rispetto a quello che affronterà il prossimo campionato in termini di elementi, di rosa? Perché ricordo quando si è fatta un po' una sorta di ricostruzione della squadra, che si è detto prima di affrontare il campionato, che poi il Vicenza ha vinto in Lega Pro, bisogna cambiare il 50%, bisogna dare un taglio su certe situazioni, bisogna rinnovare molto. Cambierà un po', senza perdere però 5-6? No, non ti do un numero, e so che non ti aspettavi che te lo dessi, ma scambierà quello che servirà
E sicuramente, come dire, se l'asticella si alza e se gli obiettivi vogliono essere un po' più alti di quelli raggiunti, è chiaro che qualche innesto ci sarà. Guarderemo bene di non perdere però questa caratteristica di gruppo. Certo. E di grande serietà e professionalità che alcuni di questo gruppo, se non alcuni intendo in maniera anche con personalità, certo, con esperienza, ci hanno dato, perché quello è un valore che non si può perdere. Ti chiedo una cosa, sempre perché te la chiedo, poi tu sei il direttore generale, rispondi come ritieni. Ci sono anche delle valutazioni su due giocatori che magari, anche se hanno il contratto fino al 2023, hanno lasciato un po', hanno un po' deluso, forse non hanno dato quello che ci si aspettava, come Iallo e Longo? Beh, si devono fare delle valutazioni globali, quindi è chiaro che direi una bugia se li escluderei da queste valutazioni. Sì, assolutamente sì. E quindi quando si parla di provare, come dire, a trovare quegli ambiti di miglioramento nei quali ci siamo impegnati anche in conferenza stampa di fare, riguardano tutti i reparti, quindi sicuramente anche il reparto offensivo. Rientreranno per fine prestito Zarpellon e Pizzignacco, ci diceva il direttore sportivo venerdì, destinati probabilmente, quasi sicuramente, a restare anche Samuel Pizzignacco, che ha fatto un'ottima stagione a Legnago. E beh, sono due ragazzi che abbiamo dato in prestito, anche se devo dire con la certezza che come dire, che avrebbero fatto un minutaggio importante, perché certo, ritenevamo e riteniamo che un anno di esperienza con un'altra maglia in un campionato difficile come la C fosse per loro importante. Hanno risposto entrambi in maniera positiva, Pizzignacco in maniera estremamente positiva, anche Zarpellon, seppur un po' limitato da un infortunio nella seconda, esatto, parte del campionato, e quindi sicuramente partiranno con noi il prossimo anno, e riteniamo che debbano essere due risorse su cui puntare. Tra l'altro anche Pizzignacco è un 2001, ha un contratto fino al 2023, quindi Vicenza aveva già sistemato, tra virgolette, l'aspetto. Sì, sì, perché non è il campionato a Legnago che ha determinato che crediamo in Pizzignacco, è già quando era qui con noi, certo, come dire, chi se ne intende ha capito che potevano essere una risorsa futura della Nerossi, e quindi li avevamo messi sotto contratto. Esatto. Sì. Apro una parentesi in questo senso per parlare anche, per fare una battuta sul settore giovanile, perché si parla molto di Tommaso Mancini, che è un 2004, ma non solo di Mancini, per alcuni giocatori che comunque sono usciti dal settore giovanile o comunque dalla primavera, si aggregheranno alla prima squadra, che hanno già debuttato o in Coppa Italia o in campionato, da Fantoni, Tronchin, Issa, me ne sto sicuramente dimenticando, Cester, dimenticando qualcuno. Sì, sì, ce ne sono ancora altri. Nella primavera ha fatto una stagione importante. Sandon ci ha detto. Importante, purtroppo anche ci tengo a ringraziare Lorenzo Simeoni, tutto lo staff e i ragazzi, perché, e ovviamente Michele Nicolin, che guida il settore giovanile, perché hanno fatto una stagione veramente importante. Purtroppo condizionata molto dal Covid. Che sì, anche loro, rinvii, tornante, stop. Quindi a poche giornate dalla fine li ha colpiti, costringendoci a giocare troppe partite in pochissimi giorni, addirittura 4 in 9 giorni, cose incredibili, e questo non poteva che influire nei risultati, un po' nella prestazione proprio, certo, a livello fisico, e quindi quel sogno di arrivare secondi o terzi, che avrebbe regalato addirittura i playoff sì, è un po' svanito, però questo resta un campionato importante, resta una rosa con molti giovani di interesse, e non escludo che alcuni di quelli che hai citato possono venire via con noi in fase di ritiro per essere valutati da Mimmo.
Tra l'altro, sempre parlando di settore giovanile, visto che è coinvolto, ricordiamo che partiranno i Lane Rossi Camp anche quest'anno, dal 7 di giugno al 2 luglio, in due strutture al centro di Ivi di Altavilla Vicentina, allo Sporting 55 di Romano De Zelino. Quindi sì, li abbiamo confermati anche quest'anno. Non è facile, perché come l'anno scorso cadono comunque, anche se per fortuna i numeri sono diversi, in un momento. L'anno scorso credo sia stati una delle poche società, tra l'altro, a fare i camp. Perché i camp sono, assieme alle scuole calcio, assieme all'attività di base, fondamentali nel progetto. Sapete che ho una frase che abuso, cioè noi dobbiamo puntare a un qualcosa di veramente molto alto, cioè tornare ad avere bambini che tifano Vicenza e non le grandi squadre o i videogiochi che oggi purtroppo aumentano la notorietà di alcune squadre italiane e non, ma tifare Vicenza, voler vestire quella maglia biancorossa, entrare nella scuola calcio, nei city camp biancorossi, perché dobbiamo ricreare questo clima che ha fatto di Vicenza una delle squadre più importanti nel panorama calcistico. Tra l'altro, tu prima parlavi di ritiro, sarà immagino verso metà luglio, c'è già un'idea del dove sarà? Ci state riflettendo? È una materia di grande attualità in questi giorni, e quindi stiamo facendo anche qui tutto per poter restare nella nostra terra, perché vogliamo rimanere nella nostra terra. Nel Vicentino, quindi. E ci vogliono dei presupposti, certo. Ci stiamo lavorando assieme a tutti, quindi anche parti istituzionali, e spero nel giro di qualche giorno di poter annunciare non solo la data ma anche la il luogo. Quindi comunque state cercando di farlo in provincia, insomma, sì, nel Vicentino, sulla Tuscana di Asiago, non è che sì, possiamo, ecco, andare tanto in tante altre parti, ma siamo fieri e orgogliosi di lavorare affinché, certo, si possa confermare il ritiro nella nostra terra, vicino alla nostra gente, e anche per promuovere, dopo un anno così, le bellezze di quella terra, i prodotti di quella terra, e quindi il turismo, le attrezzature, i servizi di quella terra. Nella speranza poi che il pubblico si possa riavvicinare alla squadra e che dalla prossima stagione ma come ho detto in conferenza stampa, stadio, voglio essere, spero di non esserlo mai, ma in questo caso voglio essere presuntuoso, volutamente presuntuoso. No, non deve essere una speranza, deve essere una certezza. Cioè, il calcio probabilmente non doveva continuare assieme a tante altre attività industriali in questo momento, perché ha subito perdite clamorose, e non può continuare a svolgere la sua attività senza il pubblico, perché chi permette alle società di esistere lo fa per una ragione: portare avanti una storia, certo, di patrimonio calcistico per la gente, e la gente deve essere allo stadio e deve incontrare e vedere i propri beniamini. E quindi noi come sistema, vorrei che anche il sistema fosse più forte in questo. Noi dobbiamo pretendere di avere gente, se non tutta, ma io vorrei tutta, a partire dalla prima giornata di campionato, utilizzando quelli che saranno, speriamo non ce ne sia più bisogno, perché il processo, insomma, di vaccinazione, delle vaccinazioni va avanti spedito, quei dispositivi che serviranno, ma noi abbiamo spazi all'aperto, noi siamo abituati a instradare flussi e deflussi le persone con i tornelli, le aree di prefiltraggio, con i biglietti nominativi, con i posti a sedere numerati. E il tifoso è molto più intelligente di quello che magari si possa immaginare o pensare. Il tifoso capisce che c'è delle regole, che c'è un pericolo in questo momento, e quindi è assolutamente in grado di venire allo stadio a vedere una partita, rispettando quelli che saranno le prescrizioni. E il sistema calcistico ha bisogno di ritrovare il pubblico da un punto di vista proprio del senso di esistere, certo, del calcio, e i ricavi
da ticketing e da sponsorizzazioni e tutto quell'indotto che ci va attorno dal punto di vista della sostenibilità economico-finanziaria. Ma tu quindi ti aspetti, allora, tra l'altro le date del campionato prossimo sono state decise dall'assemblea di Lega a cui hai partecipato ieri, credo. Sì, sì, il 21 agosto si parte, quindi sì, è stata una proposta del Consiglio, ci siamo allineati alla proposta del Consiglio. Non nascondo che avrei avuto piacere di vedere altre soluzioni, proprio per il motivo appena detto, perché la prima giornata del prossimo anno deve essere una giornata con il pubblico sugli spalti e chiaramente il 21 agosto è vicina, è una giornata molto vicina. Quindi mi auguro che questo auspicio trovi soddisfazione, perché altrimenti forse qualche settimana più tardi poteva anche essere utile, però si discute ma poi si vota uniti, e quindi questa è la decisione presa, la rispettiamo e lavoriamo perché il 21 ci sia sugli spalti del Menti e ci siano i nostri tifosi biancorossi, se non il Menti pieno, almeno con una quello buona percentuale. Ci permetteranno. Ovviamente questo credo non consenta di fare una campagna abbonamenti, credo che sia fuori. La campagna abbonamenti deve essere un diritto che deve essere esercitabile da tutti gli aventi diritto, quindi i tifosi biancorossi o perlomeno i vecchi abbonati. Certo. Se le autorità non ci permettessero di avere una capienza in linea con questo diritto e con i diritti di ciascuno che ha un vecchio abbonamento in mano, è chiaro che non sarà possibile aprirla. Certo. Dovremmo partire con un ticketing come facemmo l'anno scorso. La nostra volontà però è di aprire e di tornare alla normalità, quindi campagna abbonamenti e poi la biglietteria, certo, singola. Chiaro che questo dipende dalle istituzioni, non da voi, e quindi chiaro. Senti Paolo, si è parlato anche del, aspetta, non vorrei dire il termine, il goal line camera, sì, perché oltre alla VAR, che sì, ci confermi ci sarà anche in Serie B della prossima stagione, questo sistema con una telecamera, se non ho capito male, collegato al sistema VAR, che verificherà sulla linea di porta il gol non gol, insomma. Corretto. È una tecnologia diversa da quella che era stata proposta qualche anno fa e che era stata anche utilizzata in serie qualche anno fa, che era molto costosa e che quindi non era in qualche maniera coerente con l'introduzione del VAR, perché il VAR comunque soddisfa in parte anche quelle esigenze, cioè della linea di porta. Questa tecnologia, che è diversa, ha dei costi diversi che una società, più che una società, che una Lega DB può sostenere, e quindi si è andati anche qui all'unanimità ieri a votarla, e confermo che il VAR quindi partiranno entrambe dalla prima giornata al 21 di agosto. Tra l'altro leggevo che la Lega con l'associazione arbitri stanno procedendo alla formazione, alla preparazione di chi poi dovrà. Sì, perché l'introduzione del VAR non è facile, nel senso che ci deve essere un certo numero di arbitri che ha già effettuato dei test VAR, ci devono essere gli AVAR, cioè coloro che stanno dietro ai computer e vedono le immagini già testati, e anche l'impianto sportivo deve avere dei test per il posizionamento delle telecamere. Tra l'altro a Vicenza è stato fatto Vicenza Lecce, non mi ricordo. Ho fatto un test con Vicenza Lecce, così come in altre partite. In altre partite, certo. Pensavo al Menti, quindi giusto, sì. Vicenza Lecce, mi pareva di aver letto che c'era l'offline. Assolutamente. Quindi confermo che il test è già avvenuto con un mezzo mobile esterno. L'intento è quello di creare invece una sala VAR interna in tutti gli stadi. Quindi anche qui allo Stadio Menti sarà una sala VAR dal 21 agosto. Certo. Operativa, quindi con tutto. Beh, immagino che il test sia andato come bene, quindi insomma si procede in questo senso. Sì. Ti chiedo un'ultimissima cosa, poi apriamo la parentesi Amarcord, anche perché non manca tantissimo, perché potremmo parlare per ore col direttore generale, ma fra un po' lo lasciamo andare. Anche alla sua famiglia, ciao Claudia, fra poco te lo liberiamo. Senti, comune e società Stadio Menti. Come procedono i confronti, i discorsi? Beh, intanto da 3 anni c'è una collaborazione molto. Detto che avete investito
sia noi penso che loro. Il rifacimento del campo, come ultime state sì, lavorando. Qui, è un altro argomento che vorrei che costantemente si ricordasse, nel senso che questo era uno stadio che per molti anni non era stato manutentato, o perlomeno non era stato manutentato a dovere. Quindi sia la società che il comune in 3 anni hanno investito molte centinaia di migliaia di euro, per quanto ci riguarda circa 800.000, il comune ha fatto altrettanto, adesso è uno stadio a norma, ma è uno stadio che ha gli anni che ha, e quindi, però è uno stadio che penso che il tifoso, quello casuale che viene qui o quello che arriverà poi con le partite, si rende conto che è totalmente cambiato, insomma i seggiolini, la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria fatta negli anni scorsi, oggi ci presentano un Menti completamente diverso, un terreno di gioco ottimo, perché si sta rivelando un investimento importante dal punto di vista avete economico, speso oltre 300.000 euro, ma anche da un punto di vista proprio tecnico siamo molto soddisfatti, e quindi la sala da quale ci troviamo adesso, che è la nostra sala ospitalità, che anche qui speriamo, come diciamo sempre noi quando facciamo le dirette pre-partita, di rivedere come prima del Covid, piena. Chiaro. Sono investimenti importanti, è chiaro che è una struttura che del dopoguerra, certo. Abbiamo detto in tempi non sospetti che stiamo completando uno studio di fattibilità. Lo studio di fattibilità non è un progetto stadio, certo, come erroneamente spesso molti confondono. Il progetto stadio nasce se ci sarà uno studio di fattibilità che permetterà, anche dal punto di vista economico, nascere. Consente di, certo, e quindi andiamo anche lì per la nostra strada, come avevamo annunciato fin dall'inizio, seguendo anche lì una pianificazione e facendo le cose come vanno fatte, non mostrando un disegno di un rendering che non si realizzerà mai, un video che poi non ha nessuna possibilità, certo, di essere sostenuto dal punto di vista economico del ritorno all'investimento. Credo che abbiamo stressato abbastanza Paolo Bedin per quanto riguarda tutti gli argomenti, abbiamo parlato un po' di pubblico, vabbè, abbiamo sottolineato tante volte che il pubblico è mancato tantissimo al Vicenza quest'anno, perché insomma non ce ne vogliono le altre piazze, ma Vicenza è una piazza. No, noi abbiamo perso molti punti. Punti, l'abbiamo detto più volte. Assolutamente. Gente. Venire a giocare a Vicenza in un Menti pieno non è andare, adesso non faccio altri esempi perché sì, però, insomma, di rispetto. Ci capiamo. Ma sicuramente, ma noi è un valore aggiunto, questa è una città, è una provincia tutta che trasuda passione calcistica da sempre, il Lane è una fede che da generazioni si tramanda, quindi qui il pubblico manca a livello proprio di contatto, di affetto, ma manca anche a livello sportivo. Assolutamente. E quindi un saluto a tutti, alla nostra curva, al centro di coordinamento, ai gruppi, ma anche al singolo che per anni ha fatto dello Stadio Menti la sua casa nel weekend, non si può più dire domenicale, ma sì, perché adesso ormai si gioca. Però insomma, ecco. Si gioca venerdì, vero, sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, turni fra settimana, insomma ormai non c'è un giorno in cui non ci siano turni durante il campionato. Apriamo la parentesi Amarcord perché oggi è il 26 maggio, il 29 maggio saranno 24 anni, sembra tanti effettivamente, del 1997, indimenticabile per tutti i tifosi, parlavamo di Lane nel cuore, come si chiama anche questa trasmissione, e quindi finale di Coppa Italia allo Stadio Menti, in uno stadio pieno in ogni di questi angolo tempi, di 24 anni fa eravamo qui notte e giorno a preparare tutto per la finale, più grande di noi. Assolutamente. Cioè, una finale di ritorno contro il Napoli, della Coppa Italia contro il Napoli, che all'epoca come adesso era una delle 4-5 più forti del campionato, che tra l'altro col Vicenza che aveva perso 1-0 a Napoli, e quindi il 29 maggio si giocava qui al Menti, e fu una serata che io ho avuto il privilegio di poter vivere perché ero già a Vicenza, eri già qui a Vicenza. A Vicenza, e che ovviamente resta per tutti noi, dal presidente all'ultimo dei collaboratori, indimenticabile. Vincere la Coppa Italia a Milano, a Torino, a Roma ti può succedere, basta che capiti dentro un momento storico e bene o male prima o poi arriva,
vincere una Coppa Italia a Vicenza è un fatto straordinario di una storia centenaria che succede probabilmente una volta, speriamo possa risuccedere, ma è chiaro che succede massimo una o due volte, quindi come Cagliari, come Verona, come chiaro. Quelle piazze, come adesso Bergamo, che non assolutamente ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta finale, contro la Juve, ecco, però insomma rimane un fatto personale straordinario, perché quella sera me la ricordo come se fosse oggi. Credo tutti noi che eravamo qui almeno. Certo, e anche professionalmente, certo. Perché avere la possibilità di organizzarla e di gestire tutti gli aspetti di quella partita fu incredibile, insomma. Qual è la prima immagine che ti viene in mente quando ripensi a quel 29 maggio del 97, a quel 3-0 incredibile, ai supplementari, allo stadio che esplode? L'uscita delle squadre. Quando 20.000 persone vestivano quella maglia che avevamo prodotto e distribuito, che io ho rigorosamente a casa, certo, e distribuito all'ingresso, quando la Carmina Burana, pazzesco, che decidemmo, scegliemmo come canzone. Chi è che l'ha scelta? Io non ho mai saputo chi ha scelto quella canzone, perché noi, io dico sempre anche che anche con i ragazzi della curva, perché mi vengono sempre ancora oggi i brividi quando la sento. Poi ricordo che ci inventammo un impianto, non so di quanti mila watt, sì, perché che si non è sentita non avevamo livelli mai fatto, sembrava era un impianto un sovradimensionato, ma lo volevamo così perché quella è una partita che dovevamo vincere con tutte le armi. E anche un concerto quando sono partiti i Carmina Burana, sparati sì, a e quindi quello è il momento proprio da brividi, il bandierone, lo bandierone gigante sulla, esatto, sud, esatto. E poi il discorso pre uscita nel tunnel, negli spogliatoi, ecco, quello non dico che avevamo la certezza, ma sicuramente di fare una grande partita sì, perché c'erano tutti gli ingredienti che quindi insomma le finali dentro o fuori e fatte in casa con la tua gente sugli spalti, sì. E anche avendo la responsabilità di essere un dirigente, o perlomeno insomma all'epoca facevo l'area comunicazione, è fantastico, una cosa che rimarrà sempre. Sì, io tra l'altro ricordo nelle interviste del dopo partita con i ragazzi, mi viene in mente Roby Bum Bum Murgita, che quando l'avevi immaginata, e lui mi disse: l'ho sognata tante tante volte, e come finiva? Vincevamo sempre noi. Vabbè, allora sì, sì, poi anche lì ragazzi straordinari. Sì, era un come quello che si sta costruendo oggi, credo, no Paolo? Beh, si può fare. Fai paragoni importanti, spero, no, proprio di sì. Diciamo che si sta cercando, dico, di costruire. Ognuno, cioè, di noi cerca di mettere a fronte, cerca costruire, di portare il proprio certo. contributo. Io penso che io dico sempre una frase: nessun giocatore è un augurio, di quella squadra voglio giocò dire. Mai più titolare in Serie A. Però andò all'estero, sì, è vero. E gli altri non giocarono più titolari, vuol dire che lì c'erano dei valori che non erano solo tecnici, anzi assolutamente erano valori di altro genere, quindi sono quelle cose che Di Carlo dice con ripetizione talvolta anche. Lui era in campo in quegli quindi anni, quindi il gruppo ha avuto due maestri come Guidolini e Olivieri, quindi il gruppo, la forza, anche la capacità di avere una visione, un voler andare oltre, no, il proprio limite, devono guidare, ma penso che debbano guidare la vita di ognuno di noi oltre che una squadra di calcio, quindi sì, sì. Certamente avere un esempio così nel passato aiuta. Sì, io quello intendevo, può essere un augurio per dire cerchiamo di ricostruire, non so se i risultati sono ripetibili, perché come dicevi tu poi vincerà la Coppa Italia, poi il Vicenza arrivò in semifinale di Coppa delle Coppe. Non lo so se si riuscirà mai, il calcio è cambiato, il calcio sì. moderno purtroppo ha numeri diversi, insomma ognuno conosce la realtà, è sempre più difficile per una piccola media squadra arrivare in apice, certamente sì, Renzo Rosso, la famiglia Rosso, il presidente Stefano e anche tutti i soci, e approfitto per ringraziarli, perché in un anno così ci sono stati a fianco, consapevoli dello sforzo che andava fatto dal punto di vista economico, se hanno intrapreso questa sfida, questa avventura, lo fanno per un obiettivo che è quello che sappiamo che non va mai nominato, perché
è giusto non quella odiarlo, lettera dell'alfabeto iniziale. Ma in generale riportare il calcio che conta, in una città, in una provincia, certo, in una provincia che se lo merita, storia, che ha la storia per sostenerlo e che merita dopo tanti anni insomma di nuovo di respirarlo. Io penso che gli interpreti che hanno deciso di intraprendere questa sfida, cioè la famiglia Rosso e i tanti soci vicentini, tra l'altro, perché questo è un progetto veramente territoriale, meritano di raggiungerla e meritano il plauso dei nostri tifosi per quello che stanno facendo. Lo ripeto, assolutamente, certe sì, certe volte magari mi divento anch'io logorroico su questo, però io ho vissuto da direttore di Lega 57 società passarmi davanti in 9 anni. Ne abbiamo perse 12 perché sono finite come il Vicenza in un fallimento, e ho visto tantissime proprietà, e quindi penso di poter dire con grande cognizione di causa che quello che sta vivendo oggi Vicenza è una grande opportunità, e quindi è giusto dare i meriti di chi la sta, come dire, permettendo. Assolutamente, anche perché tra l'altro l'ultima promozione in Serie A risale ormai a 20 anni fa, poi tra l'altro era il Vicenza di Reia con un tridente d'attacco, chiamiamolo così, Buchi, Comandini e Luiso, che ci ricordiamo tutti. Poi dopo lì siamo ritornati in Serie A, retrocessi immediatamente, e poi abbiamo visto solo Serie B con tanti patemi, retrocessioni, ripescaggi, quindi voglio dire, ne abbiamo viste tante in questi 20 anni, per cui questa proprietà è arrivata nel 2018 e aveva detto la Serie A in 5 anni, con la promozione che è arrivata, la salvezza al terzo anno, il prossimo al quarto e poi ci sarà il quinto, e quindi finora assolutamente credo che i tifosi possano essere contenti della proprietà che c'è, perché garantisce una solidità che in molte altre piazze non c'è, basta, senza guardare neanche tanto troppo lontano. Allora, noi siamo in chiusura di questo appuntamento, siamo in chiusura di questa stagione calcistica su Radio Stella FM, ovviamente ringrazio Paolo Bedin per la lunga chiacchierata di stasera. Ringrazio Cesare e tutto lo staff di Radio Stella FM per il supporto. Ringrazio, l'ho fatto in apertura, lo rifaccio adesso, Sara Vivian, che ci ha supportato, sopportato. Io a volte divento anche una stalker, me ne rendo conto quando devo sapere chi è l'ospite del mercoledì, e quindi la ringrazio per tutto. E ovviamente in bocca al lupo, buon lavoro Paolo. Grazie, grazie a voi, grazie a te, fai con grande passione, questo si traspare. Grazie Radio Stella, e un saluto grande ai nostri tifosi che vogliamo riabbracciare, e dentro il nostro stadio al più presto. Assolutamente, io saluto anche Giovanni Barcaro, Corrado Ferretto, Marco Cappello, Gioia, insomma Luca Orsato, tutto lo staff che ha lavorato per questa stagione calcistica, e ci ritroveremo la prossima. Ok, grazie, buona serata, il cuore naturalmente ritorna alla prossima stagione, e grazie, rimanete con noi di Stella FM. Buonasera da Cesare Viro e Luisa Nicoli.